Meno di una settimana, il primo nuovo appuntamento in tribunale per Francesco Totti e Ilaria Blasi. Momento delicatissimo che sembra essere segnato da un cambio di strategia dei suoi protagonisti. Come riportato da alcuni giornali, tra i quali Settimanale Gente, Totti sarebbe prontissimo ad affrontare il processo. Se in questi mesi Francesco è stato defilato rispetto alle uscite della ex moglie, non ha commentato il documentario Unica, né ha risposto all'invito a cena formulato tra le pagine di Che Stupida, libro pubblicato a gennaio, oggi sembra, da fonti a lui vicine, che sia certo di avere tutte le carte da giocare per vincere sia sul fronte di quella che per tutti è la guerra dei Rolex che su quello della causa con addebito. La Pasqua felice, in vacanza alle Maldive con la nuova compagna Noemi Bocchi e i figli, le istantanee in cui si vedono tutti insieme, mettono a tacere anche le voci su eventuali dissapori tra la secondogenita del capitano e la nuova compagna. È un Totti solido e sereno, quello che si presenta alla vigilia dell'udienza del 19 aprile, in cui i coniugi, ormai solo per la legge, saranno chiamati nuovamente a testimoniare per l'attribuzione della proprietà dei famosi orologi preziosi. Stando alle notizie pubblicate, i quattro pezzi contesi varrebbero dai 400 agli 800 mila euro l'uno, esemplari rari venduti solo a celebrità, il cui valore oscilla anche in base alla storia di chi ne è stato proprietario, e lui potrà dimostrare di esserlo, presentando scontrini e bonifici attestanti l'acquisto. Solo 6 settimane dopo si tornerà in tribunale per la causa di divorzio e anche lì, stando ai ben informati, Totti è pronto a dimostrare che non è stato lui a tradire per primo. Testimone chiave il personal trainer Cristiano Iovino, che ha già ampiamente raccontato in un'intervista in esclusiva al Messaggero tempi e circostanze che confermerebbero la versione di Totti. Intanto la Blasi, di nuovo in partenza, come suggerisce dalla storia di oggi, sceglie il basso profilo e non rilascia dichiarazioni. Sembra che i ruoli si siano invertiti e, stando ai ben informati, dietro la nuova strategia del capitano che si propone forte e innamorato ci sarebbe Noemi Bocchi, la nuova first lady dell'ex re di Roma.